senso di responsabilità nei confronti sia dei lavoratori, dell'azienda e dei cittadini, perché ormai siamo arrivati a tal punto di accumulare montagne di ore di straordinari non pagati, montagne di ore di ferie accumulati, non ci interessa da quando vengono accumulati. Il dato è significativo. La tendenza è purtroppo drammatica. Sono circa 50.000 ore di straordinari da recuperare, 25.000 giorni di ferie. Abbiamo poi una situazione dichiarata, ecco, la relazione dell'azienda si dichiara che si prendono gli orsi interinali per mandare in ferie il resto del personale. Questo vale anche per gli infermieri, per altre ovviamente figure che sono sottoposte a più pressioni e a più carenze di organico. Ci hanno risposto dicendo che il bilancio è questo, Regione Lombardia dà questi soldi e loro non possono fare altro. Allora, noi in senso, con senso di responsabilità, abbiamo sempre cercato una relazione di trattativa e i tavoli di trattativa per andare assieme a trovare delle risposte. Risposte che purtroppo non sono mai arrivate e continuiamo a vedere in maniera imperterrita un degrado della qualità del lavoro e dei lavoratori. Abbiamo tutta una serie di fattori che ovviamente conoscete meglio di me, l'invecchiamento della popolazione del personale, perché la Fornero ci fa lavorare 6-7 anni in più, abbiamo una media di età che ormai supera i 50 anni, abbiamo una non risposta alle esigenze e alle carenze dell'organico, soprattutto su settori che nella loro relazione dicono che vengono offerti servizi di qualità sopra il minutaggio dovuto, minimo. Abbiamo intitolato questo breve documento "Ma siamo in esubero?", perché qui la percezione che i lavoratori hanno è totalmente opposta. Abbiamo posto più volte anche